all'ultima cosa detta da Paola, in quanto anch'io non sto giocando in causa perché ho fatto il sindaco a Santa Maria e sono architetto. Quando ho letto questa cosa arrivata dal credo professor Puglio, dottor Puglio, io non ho il piacere di conoscere, anche a me, tanto però ho letto, però lo devo lei attento che io quando facevo il vice sindaco, e questa cosa non l'ho detta, l'ho detta 2 anni e mezzo fa, quando sono qui e gli assessori siedevano sulle prime file. Ed è la stessa cosa che sta succedendo secondo me con le intercettazioni. Non bisogna cambiare le leggi, forse bisogna cambiare il comportamento delle persone nei confronti delle leggi che cercano di aggirarle. Io quando facevo il vice sindaco ho dato le dimissioni da ogni incarico privato nel comune di Santa Marinella. Quindi la mia professione, potete andarlo a vedere, l'ho fatta fuori dai confini comunali, anzi fuori dai confini nazionali. Quindi io facevo il vice sindaco, quindi incompatibile se la stessa professione andava ad incidere nella mia carica politica, perché poteva avere un'ingerenza con la mia carica da vice sindaco nei confronti degli uffici comunali. Perché? Perché il vice sindaco, quando non c'è il sindaco, ha la possibilità di emanare ovviamente ordinanze nei confronti di quei cittadini che magari hanno fatto opere abusive. E se il progettista è lo stesso che deve mandare a controllare un'opera che è abusiva, non può essere controllore e controllato. Quindi è vero che la legge non preveda che non ci sia nessun professionista, ingegnere, architetto o geometra iscritto all'albo, poi questo me lo può confermare anche il segretario comunale, ma si tratta della coscienza di ogni cittadino, professionista, amministratore. Ora, il signor Curchio, dottor Curchio, avrà ragione se riesce ad individuare, questo non penso che sia il caso degli architetti che siano qui, se hanno firmato progetti all'interno dell'amministrazione, all'interno del comune, del territorio del comune di Santa Marinella, perché in questa fase sarebbero controllori e controllati. Mi sbaglio, segretario? Quindi è questo, quindi lo conosciamo come professionisti. Quindi anche il signor Burgio, se il signor Burgio sa, e questo non è un'interrogazione agli altri dei colleghi che sono presenti in consiglio comunale, è solamente perché è una cosa a cui mi è venuta in mente nel momento in cui ho ricevuto sia questa cosa sia quel file delle intercettazioni. A me un'unica frase fra tutte quelle che sono state dette, che ho letto, che a me hanno dato veramente disgusto, è quella detta da Valà, che dice: mi pare state a magna a tutti, o sempre gli stessi, una cosa del genere. Ora, qui non si fa il processo a nessuno, perché il processo lo fa la magistratura, al telefono ci parlano tutti, alcuno può anche scherzare con un amico, eccetera. Tutto è possibile. Qui si è detto che queste intercettazioni possono essere false. Io me lo auguro che siano false, perché altrimenti sarebbe, come hanno detto i miei colleghi, una situazione veramente imbarazzante, ma imbarazzante per tutti. Io sono d'accordo con quello che dice il sindaco Bagheca, che fino a che non verrà fatto a luce che queste siano vere o false, non ci muoviamo, non facciamo niente. Però, perlomeno sindaco, dovete dirci voi, perlomeno se siano vere o false, come quando io ho detto che non posso fare l'architetto a Santa Marinella, mi sono dimesso, non ho raggiunto la legge. Poi ognuno trae le proprie conclusioni, nel senso, non si fa, non è questa a chiedere la frase, chi l'ha detta, chi non l'ha detta, non lo sappiamo se siano vere o false. Io mi auguro, come penso che siano delle cose montate ad arte, no, come quelle che vengono fatte, perché altrimenti sarebbe veramente imbarazzante per tutti quanti. Detto questo, quello che io, che veramente ha dato fastidio, è quello che ne parlavo anche con altri amici, io non ho mai magnato. Quindi se uno mi dice al telefono che tu hai magnato, scusate il telefono, gli attacco, io lo mando a quel paese e lo denuncio. Lo credo proprio. Quindi se venisse fuori questa cosa, è quello che dice delle cose nei confronti di tutta la città. Sono ingrassato, si è intercettato. Per questo dico, è veramente fuori di ogni logica. Cioè, io faccio parte di un'amministrazione comunale, a chi si riferisce quando quello dice così? Io la prima cosa gli dico, ma
qui esce fuori questa cosa, ma a chi l'ha detto? A chi l'ha detto, no? C'è sta scritto lì sopra, tuo fratello, a chi l'ha detto? Per questo, ma non è che io, vabbè, non sto facendo il processo a quello che è stato detto o quello che non è stato detto, io sto dicendo. Perché sto facendo a chi l'ha detto, lo puoi aver detto anche a Marcozzi, a Andrea Bianchi, a Massimiliano Conti, io gli dicevo, a me questa cosa non mi riguarda, mi sento colpito come no, ho capito, scusa, che cosa c'è di strano? Quindi mi sento indignato io come cittadino di Santa Marinella e come amministratore che qualcuno possa pensare che all'interno delle amministrazioni comunali vengano fatte queste accuse e ci siano cose poco chiare. Quindi io il mio augurio che faccio è che questa vicenda ovviamente trovi una soluzione adeguata, nel senso che comunque l'amministrazione di Comune Santa Maria ne esca fuori in maniera degna con quello che debba essere. Io mi sento di se queste intercettazioni siano vere o false, lo sapremo. Mi sento di spero un giusto proseguimento di quello che è stato fino ad oggi. Non ho capito. Un giusto, diciamo, che ci sia fatta la chiarezza con la massima. Io sono contento che tu sia sereno nei confronti di questa vicenda. Spero che sia serena tutta la giunta in modo tale da poter essere serena anche tutta la città. Grazie. Come dire, evitare di girare intorno alle cose. Chiedere all'assessore se conferma quella intercettazione oppure no. La parola al sindaco. Grazie, tenterò di rispondere un po' a tutto quello che avete anche lei. Ma faccio presente che quella frase, mi spiace, dovrei fare una descrizione del carattere di mio fratello, dovrei dirvi tante cose, ma questa qualcuno lo conosce. Sì, ho capito, ma tu dici, nel momento in cui va là, che entra l'altro l'indagato. È quello che sto dicendo. L'ho letto pure io, quindi penso che prendi tranquillo. Se posso non capire. Stiamo parlando, posso finire, poi magari ognuno farà quello che crede opportuno. Io vorrei, anche quella ci sarà. Ognuno farà quello che ritiene opportuno fare nella libertà delle sue azioni. Tra l'altro, per provare una frase detta in una telefonata dovresti sapere di essere intercettato, perché non so che altri metodi hai per dire quello che ha detto una frase al telefono. Detto questo, stiamo parlando di mio fratello, ripeto, me ne dispiace, dovrei rappresentare il carattere, dirvi chi è, perché è una persona che quando, anzi, scusate, mi permetto anche di essere un po' leggero, questo, quando mi hanno detto ci sono le intercettazioni telefoniche di mio fratello, chissà cosa santa, ma non perché mio fratello sia il fulcro di un'organizzazione mafiosa criminale, perché staremmo veramente a livelli paradossali, ma perché mio fratello è così, è una persona superficiale e leggera, dice delle cavolate, e non le dice lui, tant'è, con quella frase che dice te, che io ho riletto, penso, 77 volte, ma è andata sempre gli stessi, è l'indagato che lo dice a mio fratello, che non rappresenta l'amministrazione comunale, e mio fratello gli dice, ma perché? Che cosa ne sa mio fratello di quello che avviene all'interno dell'amministrazione comunale e quali sono le organizzazioni che muovono le dinamiche delle scelte amministrative? Chiedo? No, dice un'altra cosa. Sì, ho capito, voglio dire, io sono andato recentemente per un'altra situazione a rispondere al procuratore. Mi hanno detto, lei conosce il soggetto X? Mi ha fatto, ma guardi, se noi vivessimo a Milano, queste conoscenze potrebbero sembrare un po' sospette. Siccome viviamo a Santa Maria e credo che queste persone mi sono incontrato a fare casualmente in passeggiata, ci avrò fatto le scuole meglio insieme, ci avrò avuto rapporti di altro tipo, certo che il rapporto c'è, è difficile non avere rapporti con persone che vivono nella stessa città, ma lei vuole dire che da questi rapporti ci sono reati? Me lo volete dire voi? Ditemelo che se pensate che vi siano reati in queste intercettazioni, perché se qualora fosse vero, io ancora non lo so, ma lo vorrei sapere. Qualora fossero vere, poi andiamo a vedere se c'è qualche tipo di reato, cosa che a me non pare assolutamente.
Io con Mara ci ho parlato due volte negli ultimi 4 mesi. Tra l'altro, voglio dire, se avessimo la contezza che Casa Comune Venilla è indagata, è stata passata in giudicato nel primo caso per aver commesso reati, io la penserei esattamente come voi. Siccome ancora lo stato attuale non è stata avviata neanche la prima udienza davanti al CUP, cioè al giudice unico per le indagini, io credo che su sta vicenda, anche come vi rapportate nei confronti di questa cooperativa, qualche dubbio, io credo, visto che sta minacciando anche lei giustamente di tutelarsi con querele. L'Alfonso Di Giuseppe, credo che conosciamo tutti, un'altra citata, io lo conosco. Allora, chiamerò Alfonso Di Giuseppe e gli chiederò se la campagna elettorale 2013 si sono presentati i sindaci o consiglieri comunali candidati a parlare con la cooperativa sociale e per il discorso sociale, per le attività sociali. Perché siamo stati presenti a tutte le cooperative sociali. Alcuni incontri li ho fatti io dopo che li avete definiti voi, nel caso specifico, pensa alla cooperativa Stella Polare, su cui nessuno ha problemi da evidenziare. Ma se oggi la Stella Polare fosse stata avesse fatto casualmente un appalto in Adi insieme alla 29 giugno, oggi staremmo a parlare di chi ha parlato con la cooperativa sociale Stella Polare. È questo il problema fondamentale, capito? Perché io con le cooperative, come tutti quanti, in campagna elettorale abbiamo girato, parlato con le attività sociali che fanno attività nel territorio, compresa quella. Detto quello, adesso io non ci vedo. Appunto è quello che ti sto dicendo, appunto, io ci ho avuto solamente rapporti istituzionali. Qualcuno ha detto, Ari, stavo riportando, se mi fai vedere il concetto, la telefonata tra Valà e D'Alfonso, di Giuseppe, non so qual è il nome del cognome, di Giuseppe, ma quello è il presidente della cooperativa che chiama al suo operatore, quello che lavora là, e gli dice dobbiamo far fatturato. E che gli vedi? E che devono fare? Ma è normale un discorso del genere, ma io che ne so che cosa si dice di Giuseppe con Valà piuttosto che Valà con le altre cooperative sociali che fanno parte di questo discorso. Il discorso che faceva lei, consigliere Rocchi, io l'ho detto all'inizio, in apertura. Vogliamo fare capigruppo, vogliamo vederci con la dottoressa Pogliandri da oggi fino a che la cosa non si chiarisce, vogliamo chiedergli come sono andati gli appalti, le modalità di gestione di questi appalti? Chiediamoglielo, facciamo, chiariamo tutto quello che c'è di chiarire su ogni singolo appalto che è stato fatto presso il comune di Santa Marinella. E io sono d'accordo su questa vicenda. Allora, io non ho detto che le ditte che approvano, quel sistema che hai detto, io lo sento per la prima volta adesso, credo che sia stata fatta una gara all'ultima fatta da Pironi, per quanto mi concerne, ma cosa non esisteva, detto fra di noi. Tant'è che quando mi hanno detto Pironi sta facendo questo tipo di gara, prima 5 che si presenta, ho detto lo chiesi pure al segretario comunale all'epoca, perché francamente è la prima volta che sento che i primi 5 che si partecipano va bene, facciamo questo tipo di ragionamento, non ho nessun problema a rettificare nel prossimo ordine del giorno eventuale deroga, scusate, modifica al regolamento, per il regolamento non e allora non lo so perché qui non è fatto azioni, glielo chiederà il segretario comunale, perché di certo non vado io a dire a Guidoni fai la chiamata ai primi 5 che arrivano, ti assicuro che non l'ho mai fatto e manco ci tengo a farlo. Detto questo, l'altro ragionamento che volevo portare alla vostra attenzione nel discorso di capigruppo, che qua non è come stai dicendo te, perché non puoi rivoltarmi su questo appalto che ha fatto Guidoni, la vicenda su Casa Comune di non l'abbiamo fatta l'evidenza pubblica. Se le cooperative non partecipano, io non ho possibilità di costringerle a partecipare. Abbiamo fatto l'evidenza. Un bando addirittura è stato ritirato all'inizio della vicenda perché nel deliberato non era stato previsto che fosse affidato ugualmente nel caso in cui la partecipante fosse fuori una cooperativa sociale. Abbiamo revocato e siamo tornati indietro in quel momento in cui non era stata messa questa postilla. Tant'è che Palà venne e mi disse le frasi che ti ho detto con il suo avvocato, con il suo legale. E gli è stato risposto, io ho risposto, se ritieni che i tuoi diritti non sono tutelati, vai al TAR e denuncia la dottoressa Pogliandri. Questo
queste sono state le mie parole dette a parola. Detto questo, abbiamo rifatto il bando, ha ripartecipato solo Casa Comune 2000, o non facciamo più sti bandi e togliamo sto problema, oppure invitiamo gli altri a partecipare, ma non so che intendenti posso invitarli a partecipare alle altre cooperative, oltre a fare un'evidenza pubblica. Di certo non posso andarci dopo una cooperativa per cooperativa venire a partecipare alla gara a Santa Marinella. Detto questo, spero anch'io che vada avanti, perché dubbio ce n'ho un milione, e che ne so io, scusa, ma il dubbio che c'è tu, ma può essere il dubbio che ci abbiamo tutti quanti. Io un'ipotesi te l'ho fatta, l'ho detto che l'appalto costa 15.000 euro, 13.000 vanno in personale, 1.000 vanno nel costo d'attrezzature, per 1.000 euro probabilmente la cooperativa di Bologna non viene a Santa Marina a fare l'appalto. Allora dovremmo fare appalti di 100.000 euro, poi in generale probabilmente ci direte che abbiamo fatto un appalto di 100.000 euro e poi cominciamo là. Tanto tutto quello che facciamo, probabilmente sotto questo profilo sarebbe sbagliato. Comunque, per parlare delle emissioni, noi siamo convinti di aver fatto un lavoro che da qua ai prossimi 2 anni e mezzo porta a una serie di attività sull'amministrazione comunale. Le persone che fanno parte delle graduatorie vengono prese dai servizi sociali, non le sceglie l'assessore, ma le sceglie il sindaco, sono graduatorie che fa la dottoressa Poliani, a secondo dei criteri che si fanno ai servizi sociali, gli assistenti sociali. Anche su quello che sto dicendo incontriamola, facciamola pubblica, chiediamo le cose come stanno, vediamo chi partecipa a queste forze lavoro. Perché poi se ci fosse qualcuno che è legato a dei vincoli parentelari pure con qualche altro, ripeto, lo stand a New York non può finire tutto, magari ci avrà una situazione economica tale per cui quello che sarà, cosa che non credo dalle ultime forze lavoro che ci siano presenti a questo consiglio, ma se fosse ci sarà un criterio oggettivo che lo identifica come persona che non può essere discriminata perché è apparente un assessore se non c'ha le risorse o è consigliere comunale, apparente un consigliere comunale. Non credo che questo discorso possa valere al contrario, che viene discriminato chi ha un'eventuale parentela. Detto questo, cara consigliere Rocchi, se ha le formule per portarci le dimissioni, raccolga i documenti delle firme che servono per disporre di dimissioni, vediamo un consiglio comunale e ne parliamo. Se così non è, non ce le faccio questo. Perché questo tipo di battute me l'ha fatta per tutto il mandato passato. Allora porta scritto a lei, però. Detto questo, la giunta c'era un discorso a monte che ho fatto, guarda, preventivamente martedì, c'è un articolo scritto in cui la giunta se ci rimettiamo seduti e ridiscutiamo deleghe, assessori e tutto quello che c'è da discutere. È una cosa che spetta alla maggioranza, se permette, non spetta a te deciderlo. Lo decidiamo noi, insieme alla nostra maggioranza, perché una riunione già l'abbiamo fatta su questa vicenda. Sabato io ho messo le mie dimissioni in mano al Consiglio Comunale e alla Giunta, perché non va alla mia maggioranza. Sabato ha fatto il Consiglio Comunale? Il Consiglio Comunale di maggioranza. Ma che vuoi discutere le dimissioni? Se mi dimetto lo decido io, non lo discuto. Consiglio comunale, prima cosa, non lo discuti in consiglio comunale. Se è un decimale, che aspettarlo che sei. Ti aspetti qualche sorpresa? Ma non potrei segreto. Io ho fatto sabato la maggioranza con i miei consiglieri comunali. Aspetta, c'è qualcosa di più? No, l'ho fatto la mia maggioranza, se ci avete la possibilità, te l'ho detto, raccoglili le firme e presentami la mozione di sfiducia e poi la vediamo al Consiglio Comunale. Io sabato mattino ho fatto la mia maggioranza, ho rimesso a tutti i presenti, ho rimesso a loro le mie dimissioni, vi ho detto se non avete più la voglia di andare avanti per quello che sta accadendo e per quello che è successo, come feci anche con la passata amministrazione nel 2011, quando c'erano fatti anche lì preoccupanti. E gli ho detto, se ritenete ciò, sono pronto a dimettermi senza bisogno di fare sotto un posto politico o altri tipi di discorso. Mi dimetto senza fare le mie ragioni. Abbiamo fatto una maggioranza e tutti quanti abbiamo ragionato di proseguire questo percorso di carattere politico e amministrativo. Perché come dice lei, Lorda, consigliera Rocchi, che si è diventata professoressa, io dice, quindi... Sì, poi ho letto l'articolo di quanto volete bene oggi sulla provincia, una classe dirigente pronta a governare la città sicuramente. Quello che prevede la legge è che si vota ogni 5 anni e poi non è un accadato.
disoccupati, dimettete voi se non dovrà più di stare qua dentro. Non c'è bisogno che lo provenire dei consiglieri di maggioranza, ognuno è libero di fare quello che crede, siccome i risultati, compreso poi la bella notizia anche da aver risolto i problemi delle scuole, c'è stata rovinata quella mattinata dal sopraggiungere di questo documento, come le altre iniziative di cui non parlo oggi perché non stiamo facendo un'analisi del programma, ma quando volete questa analisi la possiamo fare, punto per punto, quello che è accaduto, non voglio fare dietrologie, ma magari parliamo, facciamo un'ottica a 360 gradi, andiamo a vedere quando e come avete governato, se avete governato bene, perché giustamente non è che uno dice la memoria è corta a ritroso di un mese. Facciamocelo tutto questo ragionamento lungo, ampio e sicuramente importante che va fatto per verificare la stabilità di un'amministrazione comunale. Su questo non ho nessun d'accordo, nessun problema. Detto ciò, io sulla vicenda sono sempre disponibile a ottenere anche qua domande, andiamo meglio, perché ti ripeto, nel merito giudiziario ci si può anche entrare, perché poi alla fine tra le mille parole che si dicono anche al telefono può sicuramente accadere che uno dica delle cavolate, ma a me è capitato, credo quasi tutti i giorni, se dovessero intercettare il mio telefono sarebbe una tragedia, perché posso scherzare con l'assessore Marongi, posso fare una battuta al capogruppo Maggi, posso fare mille di questi discorsi, magari mi capita pure di fare una battuta con te quando ci sentiamo al telefono, possono essere sempre interpretate in un modo o nell'altro. Io credo che la cosa importante sia verificare se è la fonte di queste parole che vengono dette. Primo, se è qua reale. Secondo, se quello che viene detto viene realizzato. Si parla molto dei bandi, forse l'assessore Corrado dirà, credo che ho letto tutto quanto. Si parla molto dei bandi in cui uno si è visto, la maggior parte dei bandi neanche hanno visto la luce, ma sono presentati progetti, scusate, i bandi erano diversi. Progetti non sono stati neanche presentati all'attenzione dell'amministrazione comunale. Si parla addirittura, ma voglio dire, non è che dice l'ipotesi di reato, scusi consigliere Rocchi, forse lei ha letto male, quella è l'ipotesi di affari finanziari. Finanziari e le prescrizioni, e alla fine, che pare che tra l'altro manco siano state depositate ancora nel tavolo del procuratore della Repubblica, è lui che dice i toni come sono, fa le ipotesi, dice quello che è avvenuto, quello che può accadere, quello che... Sì, ma sono ipotesi fatte dal finanziere, non lo so, probabilmente saranno pure lì le ipotesi che fa il finanziere, ma non so nella testa del finanziere che dice cose. Non lo so, io non c'ho come dire, non c'è la mia testa, io non posso interpretare il pensiero degli altri, di quello che si sono detti. Che cosa? Se sono vere le intercettazioni? No. Quindi io non posso interpretare quello che è accaduto nel momento in cui uno si telefona, ma magari poi si raccontano, ci sta un ragionamento, c'è una chiacchierata, c'è una parlata, al bar, a volte spesso si fa molto anche per avere un atteggiamento diverso da quello che uno può creare. Poi io ripeto, verifichiamole se a queste frasi che possono essere avvenute anche a seguito di situazioni differenti, faccio solo l'ultimo cosa, Presidente, e poi ti lascio la parola, è quella relativa addirittura a un discorso che non c'entra nulla, che ci siamo spiegati, perché nel cercare le aule in questa città dove non ci sono per poter fare l'attività scolastica, l'assessore era andata prima a parlare con la dirigente della stessa Maris, poi ci sono andato pure io, e mo che voglio dire, se dalla sola che uno gli chiede la disponibilità delle aule per fare la scuola stiamo commettendo reato, stiamo cercando di risolvere il problema della città. Se uno porta avanti le borse lavoro, sta cercando di far lavorare quelle 10-12 persone che non hanno la possibilità economica di sopravvivere, o sta cercando di avere un ritorno economico personale? Perché su quelle intercettazioni tra l'altro non si parla di altro, non è che non fai passare il bando, ti porta a casa qualche cosa, ci vediamo. Sta cercando, se un assessore lavora nell'attività che svolge, come fa ogni singolo assessore, ogni singolo consigliere nelle dinamiche della propria delega, di portare avanti un progetto che possa dare un po' di respiro, come ha detto più di un consigliere comunale, a quelle persone che vengono scelte dagli assistenti sociali a secondo del grado di bisogno che hanno, a secondo dei criteri che vengono insegnati. Poi addirittura ritardo la cosa, ci vanno Paolo Aloisi a parlare di che non c'entra niente. Ci ha parlato con l'assessore di Norma per trovare le sale per fare un'attività diversa che non c'entra col comune, e addirittura pure ipotizza che c'è da fare tra l'assessore, l'altro assessore e la cooperativa, là. Stiamo veramente
ipotesi folli. Che devono essere, poi tra l'altro credo che non si sia fatto tanto più niente, perché se le due cooperative hanno deciso di non fare più progetti privati, non pubblici, e si è morta là. Ma ripeto, io posso essere esatta maniera. 95 riguardano Torfa e la Rispoli. Sono 10 parti. Famiglie che comunque si sentono realizzate, cioè
una signora davanti alla, alla sua vigliazza, davanti alle scuole, che ti dice: non sono le 300 euro che mi dà il comune, ma tu mi hai dato la voglia di rinascere. Io non mi ero nemmeno il viso per uscire da casa. Non c'ho nessun tornaconto. Poi, se naturalmente le intercettazioni che questi dicono, io comunque non nego che queste persone non ci sono andate in contatto, perché comunque è il lavoro che uno fa che ti porta a fare questa cosa. Quindi io questa cosa che ho fatto l'ho fatta nella sincerità, non ho fatto nulla di... Poi naturalmente saranno le intercettazioni, se so bene, se non so false, se mi chiameranno, se mi vorranno chiamare, io non ho nessun timore, perché poi fondamentalmente non ho fatto nessun torto, quindi l'ho fatto per Santa Marinella, per le famiglie, e qualsiasi persona lo può testimoniare. Le persone con i pazienti malati di Alzheimer non sapevano nemmeno che c'era il bando dove si poteva partecipare, e quindi sì, ho trovato una signora che aveva l'Alzheimer, gli ho detto alla famiglia: sì sì, guardate che da quei signori c'è un progetto, andate, perché vi fa bene, è un servizio per voi. Quindi questo è quanto. Poi per quanto riguarda la legge, queste cose qua, non so io, sarà chi di dovere. Rispondo a domande in maniera secca a quella domanda del sindaco. Noi intendiamo dire che lì dentro ci siano reati? Il sindaco non ha capito, noi non entriamo nel merito assolutamente giudiziario. Lei forse ce lo vuole far dire così, per dare non so perché, ma non entriamo in quel merito. La questione è politica. Altra domanda, facciamo qua i gruppi, ma lei sta scherzando, sindaco? Noi dovremmo entrare dentro una commissione d'inchiesta singola con un responsabile di servizio, che tra l'altro crediamo che sia una persona brava e corretta, per vedere un pezzettino. Noi stiamo denunciando il sistema e vi stiamo chiedendo se questo è un sistema che a questa domanda non ha risposto nessuno. Io ho chiesto: consiglieri, assessori, avete l'abitudine di chiamare i fornitori? Per piacere, me lo dite? No, certamente no. Assessore Cucciniello, nelle intercettazioni, e lei ancora non ha detto chiaramente se siano vere o siano false, quindi io non lo so, se lei in questo momento mi potesse dire sono tutte false, io potrei dire sono tutte false, lei finché non mi dice sono false io presumo che siano vere. Il problema non è che lei parla con la gente, il problema è che lei a Casa Comune 2000, il presidente, lo avverte ripetutamente in anticipo che sta partendo un progetto. Ovviamente è un progetto molto minimo, circoscritto, e infatti non è questo il problema. Il problema è che lei chiede notizie di un affitto che la Casa Comune 2000 deve prendere relativamente alle suore, va bene, per scuola. Ora, poi le cose si vedranno più avanti, però il sistema che noi teniamo è... E volevo dire, sindaco, lei ha detto: peccato, il trionfo delle scuole, il trionfo delle scuole. Perché il sistema è legato. Io invito i presenti a rimanere anche quando si discute l'interrogazione sulle scuole. E mi deve chiedere, mi deve spiegare, assessore, questo teorema dura un minuto e chiederei attenzione, perché dura un minuto ed è collegato. La preside, a tutta questa vicenda, la preside chiede al comune, a lei, all'amministrazione, 6 aule a gennaio. Noi ci mettiamo 10 mesi a trovarne 3. Però qual è la conseguenza di questo? È che 90 bambini delle scuole materne, 92 restano fuori. Ma come si collocano? Beh, siccome non sanno dove andare, una decina, quindicina vanno alle scuole di Santa Severa. Chi fa l'assistenza alle scuole di Santa Severa? Chi fa l'autobus, cioè il servizio scuola bus alle scuole di Santa Severa? Casa Comune 2000. Il teorema della persona che legge è questo, può essere questo. Il ritardo sulle scuole serviva a Casa Comune 2000? Io sto dicendo che questa è l'ipotesi che si fa il cittadino che legge. Allora voi dovete con i fatti spiegare che così non è. Altra questione: l'anno scorso 53.000 euro, quando i bambini, e prego per piacere, non riesco a parlare,
Quando i bambini della materna sono rimasti fuori, poi c'è stato l'appalto per la scuola, la materna primavera, ovviamente privato ed esternalizzato. Ora, se un cittadino legge che l'assessore all'istruzione chiede notizie di affitti alle suore, gli viene in mente, forse non hanno trovato l'aula per mio figlio, perché dopo bisogna che affittando le suore la cooperativa fa l'asilo, eccetera. Il cittadino questo pensa. È inutile che voi dite non ho pensato, non è vero, eccetera. Perché, e finisco, un'altra parte di quelle intercettazioni che non sappiamo che siano vere, siano false, e lo stiamo chiedendo a voi è un'ora che stiamo chiedendo, ma quelle intercettazioni sono vere o sono false? A un certo punto, e sto chiudendo, due cooperative, due presidenti di cooperativa si parlano e l'altro sembra irritato perché al banco a cui doveva partecipare solo lui ne partecipano in due. Come se prima di un bando la gente lo sa quanti partecipano, quanti non partecipano. Chi glielo dice? Glielo dice il responsabile del servizio? O glielo dice l'assessore? E se glielo dice l'assessore, lei non mi può dire è normale, io parlo. Se un cittadino mi dice non mi pagano, è normale che devo telefonare io. L'assessore non deve telefonare lei. Non deve telefonare. Perché lei non sta aiutando, lei sta aiutando Tizio, Caio e Sempronio e rischia di escludere tutti gli altri. Perché lei non può conoscere tutti, non è Wonder Woman. E magari c'è, possono essere persone che per un motivo o per un altro in questo sistema non entrano e sono gli ultimi, i più deboli, e quelli nessuno li guarda, soprattutto se questo sistema, se funziona così, spreca risorse pubbliche. Intervento cercherò ovviamente di ridimensionarlo per dar modo a tutti o di intervenire comunque di andare avanti con i lavori. Io vorrei tranquillizzare innanzitutto su una cosa, nessuno della maggioranza, sindaco in testa, minimizza o fa spallucce su questa vicenda. Sarebbe ovviamente dei responsabili non dare la giusta importanza, a quale essa sia ovviamente, a quello che è accaduto a questo episodio. Io, se consentite brevemente, con la mia esperienza ultraventennale in consiglio, condivisibile o meno ovviamente, però voglio dire una cosa, altre volte negli anni io personalmente ho vissuto questi momenti. E allora, io ho fatto il sindaco nel 93-96, eravamo in piano prima di Mani Pulite, quindi figuratevi. E vi assicuro che avevo fuori dalla porta ogni giorno, se non era la finanza era la polizia, se non erano i carabinieri, a un certo punto la confidenza era tale che andavano a prendere il caffè. Ora io oggi forse ci sorrido, ma non c'era niente da ridere a quel tempo su queste cose, come vorrei dire oggi è molto meno, ma a quel tempo c'era molta ovviamente pressione da parte magari di quelle che erano gli interessi e l'espansione urbanistica sul territorio. Oggi vedete non c'è nulla, ma lì il sindaco firmava ancora le concessioni edilizie, se le firmavi a uno t'aveva corrotto, se le firmavi a quell'altro ci avevi mangiato. Vi faccio questi esempi per dirvi che tutte queste cose hanno sempre avuto una ricaduta inevitabile, secondo me giusta, su quella che era la valutazione del popolo, su quella che erano le ricadute sulla stampa, ci andavamo sempre, su quelle che erano le ricadute in consiglio, anche allora c'erano interrogazioni e quant'altro. No, questo che vuol dire? Vuol dire che chi amministra si espone inevitabilmente a dover prima o poi fare i conti con alcune vicende. Io, siccome proprio su queste vicende e lo spessore che hanno c'è tutto ancora da dire, l'invito che faccio io, e per gran parte vedo che devo dire la verità, è stato raccolto anche nella discussione di oggi, è sempre la prudenza. Perché? Perché dietro parole estrapolate da interi discorsi, da piccole frasi, ci può essere forse la spiegazione di tutto, ma ci può essere proprio niente. Ci può essere veramente irrilevante. Ora, noi ovviamente siamo rispettosi delle prerogative di tutti, primo a iniziare dall'eventuale, se mai sarà, interessamento della magistratura, la metto lì nel mucchio, ma come ipotesi, secondo me, molto probabile, molto poco probabile. E il discorso poi è che
dobbiamo anche essere rispettosi, inevitabilmente, giustamente, di quella che è l'interpretazione che ne può dare l'opposizione politica anche qui all'interno del Consiglio. Io quello che dico però, ecco, non, le parole e le frasi possono essere veramente delle pietre. E, evitiamo un attimino di lanciarle così. Continuerei a usare prudenza e attenderei un attimino di vedere l'evoluzione delle cose. Ora, io vorrei dire questo, proprio per ho detto all'inizio dell'intervento, che non ci lascia ovviamente indifferenti questa cosa. Una riunione come una riunione di maggioranza, come ha detto il sindaco, c'è già stata sabato per un nostro confronto interno, per una valutazione in generale di questa vicenda. Poi ho sentito dall'opposizione anche parole magari forse un po' pesanti e fuori luogo, del tipo o fate così o vi dimettete, l'esperienza è finita, andate a casa, più o meno, non ricordo le parole, abbiate pazienza, non le ricordo tutte bene bene. Io vi direi questo, guardate, non solo ovviamente l'esperienza non finisce nel modo più assoluto, ma le valutazioni facciamole proporzionate a quello che è, tra virgolette, il danno arrecato, se mai ci sarà. Cioè, non è possibile chiedere ciò, anche perché, e come Bagheca diceva all'inizio, queste sono intercettazioni uscite così, forse in maniera veramente irrituale, sono state concesse alla stampa online da un giornalista che ha avuto altri problemi. Vabbè, comunque, lasciamo che il tempo sia galantuomo e vediamo come potranno andare le cose. Io vorrei dire al sindaco Bagheca, andiamo. Ecco, io vorrei dire al sindaco questo, e qui parlo a nome della maggioranza. Noi nel modo più assoluto continuiamo a riconoscerci in questo sindaco, continuiamo a riconoscerci in quella che è la sua caparbietà nel lavoro e nell'ostinazione con la quale porta avanti l'amministrazione di questo comune. E quindi vorrei dire che quelle che sono le mie parole in questo momento non nascono da dover dire delle cose inevitabilmente in questo momento, no? Di prammatica. No, guardate, la stima per le persone che poi la voglia di stare insieme e di andare avanti ti nasce quando le vedi lavorare. E poi ci possono essere periodi o momenti in cui le cose vanno meglio e poi ci sono i momenti in cui forse prende anche un po' d'amarezza, oppure comunque vedi che qualcosa si ferma, no? Bene, se ci stiamo è anche per vivere questa amministrazione con vari sentimenti, con varie umanità, anche con vari modi di ognuno di noi ha poi di interpretare le cose. Quindi, sindaco, noi ovviamente ti riconfermiamo tutti la nostra fiducia, ti auguriamo un buon lavoro in generale e vorremmo dire a testa alta tutti per ovviamente l'affronte in questo momento a una cosa che sarà tutta da vedere. Ma grazie Presidente, io velocemente, siccome le parole hanno un senso nella vita e non bisogna lasciarle cadere nel vuoto, e soprattutto l'affermazione, mi riferisco al documento che ha letto la consigliera Pavarocchi quando Massimiliano Fronti, che ha ribadito e confermato più o meno la stessa posizione, quando parla delle compatibilità delle componenti della giunta e che ricoprono un ruolo d'architetto. Bisogna essere chiari, questo esposto denuncia che manca solamente che lo manda tutti i personaggi mondiali e arriva non tardivo, di più, perché il testo unico sugli enti locali è del 2000, decreto legislativo 267 del 2000, e l'articolo di legge, l'articolo 78, disciplina chiaramente questo aspetto. Non ci sono denunce giurisprudenziali, bisogna anche andare a cercare, c'è solamente una confermata di livello che riguarda il Tribunale di Salerno, confermato poi dalla Corte di Appello di Salerno, che sancisce, così come stabilito con dei pareri dal Ministero dell'Interno, la mancanza di incompatibilità dall'architetto che presiede, che partecipa in giunta, laddove questo non ricopre ruoli nei lavori pubblici e nell'edilizia privata. Quindi eventualmente questo problema sarebbe stato solamente per il collega Bronzolino, il quale fin dall'inizio, ricordo, in seduta
Benaria ha dichiarato chiaramente di rinunciare all'attività professionale per i nuovi incarichi, chiaramente completando quelli antecedenti il suo incarico. Per cui non c'è nessun tipo di incompatibilità, lo voglio dire, perché sennò sembra che qui stiamo gestendo una cosa diciamo privatistica e non pubblicistica. Primo aspetto. Secondo aspetto, per quanto riguarda, quindi informatevi bene, perché gli esposti arrivano tanti, però bisogna essere anche attenti e prudenti a valutare quello che sta scritto e soprattutto andarsi a confrontare la norma legislativa. Per quanto riguarda il resto, qui si sta facendo, le premesse dell'opposizione sono tutte buone, diciamo, non è un processo, i processi si fanno in tribunale, va benissimo, mi sembra che siamo andati addirittura arrivati a fare la domanda all'assessore Cucciniero, è duro. Però Paola, perdonami, i processi si fanno in altre sedi, è bene che si fanno lì. Qui stiamo solamente analizzando un testo che è uscito su un giornale telematico della cui attendibilità ancora non è certa. Certo, leggendo si parla di diritti, di intercettazioni, si parla di fatti e circostanze concrete, ma l'attendibilità ancora non è stata confermata dal pubblico ministero oppure dalla procura, che è l'unico organo competente, come voi ben sapete, su questo argomento. Ammesso anche che sia vero, perché potrebbe essere anche vero, perché è talmente fatto bene che o sono dei servizi segreti deviati dello Stato che hanno preparato ad hoc un servizio del genere, ma credo che non ci sia tanta attenzione per questo territorio, per questo comune, per i comuni limitrofi, non è certamente Roma, un'altra città di rilevanza, ma ammesso pure che sia vero, bisogna andare a capire, come diceva Maggi prima, perché è troppo facile tagliare una frase puntini puntini e poi riprendere la frase, è troppo facile poi tirare le conclusioni nel senso che vorrebbe sempre condizionato d'obbligo la polizia giudiziaria. Bisogna capire in quale contesto quelle affermazioni sono state fatte. Poi dell'80%, anche 90% di tutto il documento io non ho rilevato per la mia brevissima, modestissima esperienza, non ho professionale e anche tecnica, non ho rilevato nessuna notizia di reato, forse ce ne sono su altri comuni, ma questo non sono neanche io a doverlo stabilire o a doverlo preannunciare, saranno gli organi inquirenti laddove sarà valutata l'esistenza di eventuali ipotesi di reato. Per il resto, il giornale, giustamente il segretario, ha fatto le denunce e ha fatto bene. In passato io sono stato travolto da un articolo di giornale molto più pesante di questo, 10 volte più pesante e con una rilevanza a livello nazionale. Sapete com'è finita? È stato condannato il giornale, la redazione e i giornalisti a pagare in solido e pro quota. Questo è il risultato. E adesso il giornalista si va a raccomandare e a chiedere sconti. Chiaramente non avrà, perché chi sbaglia paga. Per cui cerchiamo di essere garantisti, perché spesso tutto quello che pubblicano o tutto quello che ci vogliono far apparire non è poi vero. Chiaramente poi, se fosse tutto vero, chiaramente si andrà, chi di dovere dovrà valutare se a quelle affermazioni in quel contesto poi corrispondono i reati o delle ipotesi di reato, ma è tutto da vedere. Per cui credo che questa discussione, se fosse stata effettuata tra 5, 6, 7 mesi, non so quando, nell'eventualità si manifesti qualche cosa, avrebbe avuto un senso. Oggi è prematuro e oggi abbiamo contribuito a creare un grido di allarme nei confronti della città, grido di allarme che chiaramente soffriamo anche noi, perché quei cittadini ci vogliamo anche noi e ci dobbiamo giustificare su delle cose che non esistono. Per cui vi prego, siccome siete consiglieri comunali, prima ancora siete cittadini, di filtrare bene le notizie. Mi rivolgo a quell'esposto che è stato fatto anche a Putin e mi rivolgo anche a questa affermazione giornalistica del Trulianus, non ricordo neanche. Sinceramente non so neanche come sia, perché è la prima volta che lo sento e lo vedo. Io ho ascoltato con attenzione l'intervento del collega assessore Maroggio. Noi non abbiamo mai parlato fino adesso di nessun tipo di reato. Per noi la questione è esclusivamente politica. Secondo noi si è superato il limite sul rapporto che c'è fra attività assessorile, attività sindacale, attività amministrativa, con quello che è invece il rapporto sul territorio con le cooperative e quant'altro. Noi dobbiamo uscire da questo Consiglio Comunale anche con delle proposte, non è che possiamo soltanto attaccare la maggioranza. Io la mia proposta l'ho sempre fatta in Consiglio Comunale, è quella di riportare una gran parte di servizi in house, ove possibile, anche il discorso delle borse lavoro, se è possibile,
non andiamo a farle all'interno delle cooperative, ove possibile mettiamo al lavoro i nostri dirigenti, i nostri uffici comunali e facciamo in house, in modo tale che rimangono dentro al comune piuttosto che andarle a cercare alle cooperative. Io capisco, noi siamo garantisti, Roberto, noi non siamo coccaioli, anche perché ed è giusto così, però è pure vero che questo Consiglio Comunale una colpa ce l'ha in questi anni di amministrazione, perché noi abbiamo sempre ripetuto che ci vuole la trasparenza, cioè la trasparenza negli atti, cioè la trasparenza nelle delibere, cioè la trasparenza nei permessi delle manifestazioni, la trasparenza in tutto. Ma Roberto, si può andare avanti secondo te con le ordinanze sindacali per l'utilizzo del palazzetto o per l'utilizzo del campo sportivo o per qualsiasi altra attività che viene fatta? Noi dobbiamo cambiarlo questo sistema, perché l'ordinanza sindacale significa che chiunque va a parlare direttamente con il sindaco, invece noi dobbiamo dare delle regole certe per tutti quanti, per tutte le associazioni, per tutte le cooperative, per tutte le aziende che vogliono lavorare nel nostro territorio, e questo purtroppo non si sta facendo. È questo che vi voglio dire. Quando vi dico che bisogna fare una mea colpa, la mea colpa è della maggioranza, perché noi qui in Consiglio Comunale lo diciamo in tutte le lingue che bisogna essere più trasparenti. Dobbiamo utilizzare il sito del Comune di Santa Maiella, più facile. I cittadini, chiunque deve entrare dentro e capire la ditta che lavora, l'intervento che deve fare, quello che è il compito della ditta che sta facendo il lavoro. Se tu vai negli uffici comunali, Roberto, e tu lo sai benissimo, gli uffici comunali ti nascondono i pezzi di carta, non perché non lo vogliono nascondere, ma proprio perché la mole di carta, la mole di documenti, se tutti i cittadini vanno lì e chiedono un foglio ogni cittadino, è impossibile. Utilizziamo il sito del Comune, con un clic, ma lì vedi tutto. Il nostro sito fa schifo, non serve a niente, è difficile da utilizzare. Allora, io vi dico, la mia colpa, l'azzeramento della giunta, ritorno su questo punto, è per questo, perché voi fate sempre orecchie da mercante su ogni punto, ogni questione che noi solleviamo è tutta una risatina, è tutta una presa in giro, e poi dopo se ci stanno le intercettazioni la colpa è del giornale. Ma com'è possibile? Va bene, Roberto, ma infatti la domanda che ti ho fatto inizialmente, l'ho fatta a tutti. Ma queste intercettazioni riguardano fatti, persone, vere o non vere? Non è che lo posso rispondere io, ma... L'assessore ha detto che però ha interloquito. Secondo me, io non parlo del lavoro dell'assessore, ma in generale non è normale che si va oltre a quello che è il ruolo amministrativo. Il politico deve dare il ruolo di indirizzo agli uffici, non che si interpone con l'attività delle cooperative o delle società. Il politico è cambiato, il politico dà l'indirizzo politico, punto. Non è che interviene sulla graduatoria di chi deve andare a fare la borsa di lavoro, chi deve essere assunto di questa. No, cambiamo il sistema, e su questo sindaco tu mi dai ragione, non ci stanno altre cose. Ma non lo dico io, dico l'intercettazione. Finisca l'intervento, grazie. Allora, la questione, grazie Presidente. Allora, noi ci aspettiamo quindi oggi un azzeramento totale della giunta, cosa che invece ci ha detto che la stavamo pensando, ma ancora non è stata fatta. Ma quando c'è l'intenzione di azzerare dopo questi fatti? Scusa sindaco, io questo non capisco, ma che deve succedere per far ripartire la macchina amministrativa? Ma io non vi capisco però. Allora, primo, caro Andrea Beani, nessuno ha risposto dicendosi che le graduatorie dei servizi sociali le gestisce qualcuno. Le graduatorie che fanno gli assistenti sociali le gestiscono assistenti sociali, punto, non ne gestisce nessun altro. Detto questo, caro consigliere Rocchi, io non ho detto trionfo, io ho detto quando siamo andati a risolvere il problema della scuola è giunta questa notizia, il mio intervento serve solo per chiarire le inesattezze che state dicendo. Con i fornitori, e qui si presta servizio del comune, perché delle due l'una, ma ci vorrebbe un minimo di onestà intellettuale, che so che non posso rigirare nei confronti di chi cerca di speculare politicamente, perché nei confronti dei fornitori da una parte ci dite sempre che sul problema bisogna starci, bisogna sentirli, bisogna risolverlo, dall'altra parte quando io lo faccio, quando devo risolvere un problema, sento chi è, ma non funziona così, perché il responsabile del servizio su alcuni problemi, se fosse così bello il mondo come lo dipingete voi, funzionerebbe in tutta Italia bene, non a Santa Marinella. Purtroppo non è così. Ma io posso, non ha nessuna concetta. Cosa cara di cui si parla? Cioè, non abbiamo talmente parlato di questa vicenda che non mi va di ritornare indietro. Mi pare che è un progetto che neanche si è concretizzato. Magari non era per quello, magari come succede? È per presentare progetti a clienti, come ho detto all'inizio. Ma non mi va di ritornare indietro su quello che glielo ho detto. Cosa ci vede di opaco, di oscuro in un'ordinanza?
spazio per fare attività sportiva non l'ho capito. Allora me lo dice dopo, però ti voglio anche dire, io risponderò dopo, quello che lei dirà. Voglio anche dire che mi prendo la responsabilità su questo consiglio comunale, l'ho sempre detto, nel momento in cui gli impianti, in una fase più o meno di gestione diretta o indiretta del comune di Santa Marinella, hanno presentato carenze, di fare un'ordinanza per fargli fare attività sportiva, perché l'esatto opposto di quell'ordinanza è non fare attività sportiva nei nostri impianti. La regolamento c'è, ma le regole le seguiamo sempre. Se seguo le regole, devo superare la protezione di questa nazione, devo prendere il nostro del CONI, devo approvare il progetto definitivo, devo prendere il nostro della vostra. E allora non mi dite dopo un quarto, 15 giorni che l'impianto è chiuso, che il problema è che l'amministrazione comunale segue le regole, perché se le regole le devo seguire, devo aspettare di prendere tutti una volta che mi ha detto, se le regole devo seguire. Lei ha fatto un accenno ai bambini che abbiamo portato ultimamente a scuola, quello è un progetto, quando vengono portati i bambini a Santa Severa Nord, un progetto che noi facciamo insieme al comune di Dolfa, credo che sia abbastanza tranquillo, sereno e trasparente il fatto che noi abbiamo fatto una convenzione con il comune di Dolfa, tra l'altro che l'ha approvata anche il consiglio comunale, credo tra l'altro pure forse all'unanimità da tutti quanti, in cui i servizi venivano gestiti insieme al comune di Dolfa. Non è negativo, però se poi il comune Dolfa è il comune gestore che ha scelto la cooperativa, poi ci andiamo di qua per quello che fa il comune Dolfa, perché non me lo potete buttare a mezzo, poi lì che andiamo là perché dovevamo lavorare la cooperativa a casa comune 2000 che sta a Dolfa. Non funziona così, non è neanche corretto. Credo di aver recitato tutto quanto, non posso essere responsabile, non lo so. Voi continuate a chiedermi se queste intercettazioni sono false. Io siccome lì non avendo partecipato in nessuna, che cosa vi devo dire? Falsa, non lo so perché non c'è una mia intercettazione telefonica, non mi ha chiamato Valà, c'è un messaggio solo che manda mio fratello e chiede al sindaco Luci, l'ho detto sì, ho portato Valà alle 11 con l'avvocato e ci ho parlato di quello che era la gara di cui ho detto prima, quindi credo di aver detto tutto quanto, non ho detto facciamo una commissione d'inchiesta, consigliere, no, non aspetta assolutamente quello, ho detto facciamo capire. Passiamo 5 ore perché quando lo volete su altri problemi, anche riferire a questo me lo chiedete, che chiamiamo la dottoressa Poliandri, ci facciamo fare chiarezza, bando per bando, su quello che ha gestito la dottoressa Poliandri, che è la responsabile del servizio sociale, dal 1997, da quando era responsabile, fino ai giorni nostri. Quello che è. E quello se lo volete lo facciamo anche domani. Siccome quando questa proposta la faccio io con interesse, quando dobbiamo una commissione di indagine sul sesso delle piante che le facciamo. Io sto dicendo solamente ci facciamo spiegare tutta la vicenda, punto per punto. Ah, allora se più di questo stiamo parlando di nulla, perché l'unica irregolarità che si può fare in questo comune, perché c'è la divisione della legge da 267 al testo unico tra dirigenti e amministrazione comunale, se lei crede che la Poliandri, come ha detto adesso, è una questione come lo crediamo tutti quanti, abbiamo spiegato, non andate a parlare di nulla. Perché nessun appalto, nessuna commissione, nessun affidamento può passare tramite l'assessore, passano tutti tramite la dirigente del comune di Santa Marinella. Se lei ha detto quello che ha detto, abbiamo parlato un'ora e mezza di cose inutili. Ah, quindi sei serio. Il problema è politico, non è reale, non si può passare anche politicamente tramite la. Consigliere, sono soddisfatti, passiamo al punto 2 del consiglio.